ci siamo, assolutamente in punto. Una buona sera, ben ritrovati ancora una volta su Golden Radio da parte di Lanfranco La Marina. Ritorna l'appuntamento con Golden Night in diretta anche questa sera fino alle ore 23 con le vostre canzoni a richiesta, naturalmente e esclusivamente anni 80. Come sempre avremo anche degli ospiti in studio questa sera, perché sono venuti a trovarci degli amici anche da molto molto lontano. Golden Radio, e chi è? Che è questo che vuole? Chi è? Oh, ma non si sente una mazza qua. No, stavo cercando la mia spilletta che il nostro amico Dino mi ha portato. Io l'ho attaccata. Posso salutarla, Camilla, Marta? Certo. Ma com'è la... nel senso, telar, posto? Vuoi spiegare a chi non è locale, cioè Veneto, chi è Dino da Sandrà? Io devo spiegare, chiediamolo. Beh, cammino su mia locale, perché mi ha portato, insomma, da Sandrà fin qui all'estero, qua a Vicenza, perciò, insomma, mi pare di essere... Era Irani che non ha così in volta. Ecco, abbiamo chiesto anche il passaporto a questo signore. No, volevo chiedere al nostro Dino se fa un appello alle ascoltatrici che magari sono qua nei dintorni di venire qua anche perché abbiamo tanti gadget del Dino. Allora, se tu, sì. Allora, praticamente... devi tutte le maniere, sti canai. Devi convincere qualche buttelletta a venire qua. Appunto, allora, tu hai tuffi all'appello, devo andare a chiedere una cosa là, ma tu intanto fai pure. Allora, mi vedigo, intanto mi fido di sti buttei qua, di sti ragazzi, perché conosco da poco, però... ve lo dico, se per caso salta la luce, meno sono mia stato, cara. Era. Il Dino c'ha 7 sentimenti. Oh, cioè, voglio dire. Cioè, ma vi volete perdere una cosa del genere? Invece mai visto alla radio. Se aveva 7 cuole, era un casino. Non si no, volevo chiedere. Una... Puoi dire un pensiero carino alla regia, che è una bella buttelletta bionda, alta, cioè una bella gnocca. In modo che così la prossima volta sicuramente. Daniel, dai. Allora, che fo dire, lo metto timido, dai, che l'è più romantico. Daniela si chiama? Daniela? Daniela, veramente mi piacerebbe che tu venissi qui a trovarci, perché è sempre stato il mio sogno conoscere una che lavora in regia. Sì, è vero che sono innamorato della Caroline, che è la luce dei miei occhi, ma se una volta ci fosse una che me la dà, sarebbe veramente fantastico. Dai, un momento, tirate su, mochela lì. Insomma, noi te le dà perché non te la ho, dai. Sulla, le bese quattro gotti come me, te vede, te tira su una catica, che bel rosegotto. Ma avete rovinato la serata. E non solo quella, temo. Daniela, se chiamela. Daniela. Ah, Susanna Mora, allora, solo dal nome, Daniela. Caroline? No, Caroline, se le ciuccia lo metto. Va bene tutto. Sì, qualcuno di voi sa il tedesco per caso? No, è Caroline. Voglio dire, fai una cosa un po' carina per il nostro amico in tedesco. Tedesco? Io so Sizer, so Verstappen, Pasteiner, Schumacher e cioè tutte le marche di birra praticamente. Esatto. Sacher Torte. Esatto, questa è austriaca. Quella è austriaca però, stiamo sconfinando. Bene. Forse teutonica. C'ha due teutoni. Allora, che è il Veneto Doc e quindi lui saprà tradurre perfettamente la ricetta che adesso il nostro Dino andrà a illustrarci. Prego, Dino. Insomma, me non so, intanto non sono mia da Vicenza, rispondo a intanto Jack non Kerouac. Sono, là, che... Intanto non sono da Vicenza e vorrei quindi rispondere a Jack Kerouac. Che sono da Sandrà, che è in provincia di Verona. Che sono da Sandrà in provincia di Verona. E quindi per rispondere a quell'altro che mi ha domandato come si prepara il gattin arrosto. E quindi per rispondere a quella persona che mi ha domandato come si cucina il gatto arrosto. Mi te dirò anche che ogni tanto se l'è ben frolla si può anche rischiarsi di maiarlo. Ma non sono mia da Vicenza, quindi la so Massimo che ti spiega lui come si cucina il gatto vicentino. La frase è stata troppo lunga e non sono più in grado di ricordarla perché anch'io ho la mia età. Posso tradurre io, che sono l'omino timido. Adesso l'omino timido ci darà la sua ricetta. La ricetta ce la darà Massimo perché lui è da Vicenza e sappiamo che i vicentini amano mangiare queste simpatiche bestioline. Però posso anch'io capire che è triste mangiare un gatto, veramente spezza il cuore. Però se tu tiri sotto un gatto con la macchina, che cosa ne vuoi fare? Non puoi mica lasciarlo lì in fianco alla strada a soffrire, quindi gli dai una botta in testa e Massimo adesso ci spiega poi come si cucina. Ti vedo male.
Oh, Sonia da Como, buonasera signorina. È una nuova Sonia questa. Non lo so se è vecchia, però non sta bene dire a una signora se è vecchia o meno. Ho detto che è una nuova, perché abbiamo già due Sonie che chattano. Ah, sì? E questa sarebbe la terza. Ah sì, abbiamo già due Sonie. Mi piace il nome Sonia, sì mi piace il nome Sonia, bello bello. E io vorrei presentare ora il Dino a Lillina. Mi piace Lillina, dopo ti Lillina sento. È una bella buteletta. Ma mi fa piacere che la sia una bella buteletta, perché stasera forse de brodo, de ossi da brodo. Al mago una bella caramelle. Caramelle. Che mi fa mangro un po' la pancia. Sono là fuori. Ero presente, non so. Solo che aspetta, Lili, allora, Lili adesso te canto Lili dei Venditti. Allora, Lili, un'informazione di servizio. Dimmi, no, devo dire servizio a lui che c'ha la pancia ingrippata. Lama, mi cago addosso. Dio, che mi cago addosso. Allora abbiamo Lilluzza. Andiamo subito a rompergli le scatole. Dai, tu. Ecco. Vediamo se. Guarda, senti. Se no, aumentagli un po' il ritorno. Aumentiamo il ritorno. Com'è che si aumenta il ritorno? C'è l'audio lì, esatto. Pronto? Pronto? Parlo con New York? Non mi sento. Oh, bene, no? Questo mi fa piacere. Valeria! No, Valeria, Lillina. No, è Lillina questa. Questa è Lillina. Ma che vi siete bevuti stasera? Lili, smorsa, come dice la radio, smorsa. Avete fatto festa, in assenza mia avete fatto festa. Che non ci sono molte parole da spendere su come sono vestita. Ho parlato. Non capisce niente. Non se capisce un'ostia. Questo l'hai sentito, penso. No, ma voi vi siete... No, ma ascolta Lillina, successo? Parla anche in veneto, visto che sei capace. Ma non ce la faccio, ciò. Cosa disse? Siccome qua, cara bene. Lillina, come avrei capito, sono contornato da una manica di arrapati. È possibile... Povero te. Esatto, sono molto preoccupato delle cose. È possibile avere un... È possibile? Vorrei la tua buonanotte sexy. Preparatevi. Siamo pronti. Aspetta che finisce. Aspetta che Angelo finisce di ridere. Spegniamo tutte le luci. Spegniamo le luci. Togli on air. Ah, è già spento. Vabbè. Ferma la palla. Vai. Buonanotte a tutti. Mille sogni d'oro e tanti baci. Ciao. Oh, Dino si è addormentato. L'è più sexy il Megat quando fa le fusa, ma comunque. No, scherzo Lili, scherzo, stai che te mi piace, ci mi è sempre piaciuta la prima volta che t'ho vista. Grazie Lillina. Come hai sentito l'ambiente questa sera, era un po' caldo. Va bene. Ma è una bella bestia la Lillina o si dito torno a fare il culo? No, è una bella buttelletta, fidate. Ah, manco da 45 anni. La buttelletta? Ma... No, non è una parolaccia, scusa Lillina. No, buttelletta, no, aspetta. Bambina. No, buttelletta in dialetto vuol dire ragazzina, giusto? Stiamo spiegando l'omino timido. Sì, dai, Lillina, fermali, te lo spiega l'omino timido. Vai. Lillina, io sono l'omino timido. Ciao, sì. È un piacere conoscerti, Lillina. Lillina, io parlo italiano, non sono grezzo come il Dino da Sandra, sai? Madonna ma, mia. Devi spiegargli il buttelletta, cosa vuol dire? Buttelletto. Buttelletto in dialetto di Verona, che poi non è neanche di Vicenza, che qua sono dei grezzi anche a Vicenza. Buttelletto vuol dire bambino, quindi tu sei una bella bambina, sai, Lillina? Ecco. Adesso bambini, puoi dirci grazie. Cosa indossi, però. Mamma. Bene, io vi abbandono. Continuate. Grazie Lillina. Il pigiama di Hello Kitty. Grazie di tutto, buonanotte. Grazie a te. Bocca al lupo, Lama, che te posso dire. Ciao. Grazie. Ciao Lillotta, grazie. Ciao, buonanotte. Ciao. Ciao cari. Ciao. Bestia. Bene, ce l'abbiamo fatta anche questa sera. Chissà se Lillina ci richiamerà ancora. Secondo me è rimasta un po' traumatizzata. Anche un bel po', secondo me. Bene, siamo arrivati al termine anche per questa sera. Il primo appuntamento della Golden Night. Basta. Infine, cioè, perché io sono timida e non so come fare la buonanotte sexy. No, dico che se eravamo lupati a questo punto. Non mi ha detto tranquillo. Dai. Basta così, no, grazie, Carolina. Ho l'effetto del bromuro. Sì, sicuro. Hai ingiottito una pastiglia di sodio. Guarda che sono sexy, c'ho le tette più lunghe del pisello del Dino. Senza dubbio, perché io l'ho visto.
non diciamolo l'omino timido allora che ci rimane. No, l'omino timido ho provato, ma non sono capace di convincerlo a usare le maniere forti. A me piace quando mi picchiano. Ah, sto scoprendo delle cose di Caroline che non conoscevo, non sospettavo. Grazie Caroline, grazie Dino, fa un saluto anche da parte del Dino. Ciao Butei, le sta un piacere. Adesso un Parisa vuol dire Butei, perché sennò mi tocca sempre spiegarglielo ogni volta che vengo qui. E cerchi di tenermi in bolla, dai. Va bene. Ciao. Grazie, ciao. Grazie Dino, grazie, grazie per la vista. Aspetta, grazie, che abbiamo l'ultimo. Ciao, buonanotte a tutti. La persona che ha parlato è il chattatore del Dino. Chattatore del Dino, esatto. Chattatore. Chatto Silvestro. Chatto Silvestro. Signore, grazie a tutti. Grazie per questa puntata un po' particolare. Ci risentiamo lunedì prossimo, sempre qui su Golden Radio alle 9. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte a tutti. Ciao.